Ancora il campanello. Stiamo impazzendo, io non mi aspettavo un campanello ancora. Lei deve finire con queste storie. E se sono i fantasmi? Ma quale fantasma? Apri la porta per cortesia. Sicuro? Chi è? Sì. Apro? Vuoi vedere chi è? Apri. L'apriamo? Apri. L'accendiamo? Forza. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma allora è una cosa seria. Oh, scusate l'intromissione. Lei è il signor Roberto? Ma neanche per idea, eccolo. Sono io, signor Roberto. L'ho chiamata io. Ah. Perché a casa mia ci sono i fantasmi. Poi è arrivato lui che ha fatto una traduzione greca. Come si intitolava? Era Luciano, i morti che diventano, cioè praticamente che l'ignoranza fa diventare ciechi. Ma pensi che saranno ignoranze? Infatti lei non ci vede bene, vero? Padre, è una famiglia un po'. In cosa posso essere utile? Prego, c'è un defunto in casa? No, sì. Ci sono i fantasmi. C'è un defunto. C'era un defunto, tanto tempo fa, c'era. Sì, ma ci sono i fantasmi. I fantasmi. Allora, i fantasmi non sono morti, i fantasmi non sono morti. Andiamo a dargli l'estremo unzione. State tutti qua, allora sedetevi. Allora, signor Roberto, si metta qua. Don Patrizio è già seduto. Francesco è seduto qua. Alle postazioni. Michele, tu vai a mangiare qualcosa in cucina. Fermi, io ho degli ospiti in salotto che forse fanno al caso nostro, perché la mia domanda, e non mi prendete per matta se passa da una parte all'altra in questi toni, ma il punto è: l'aldilà esiste? Don Patrizio, lei è ancora qua, ascoltato, no? I fantasmi non esistono. Quante volte ve lo devo da dire? E invece esistono. Don Patrizio, i fantasmi a casa mia ci sono. Senti, figlio mio, tu mi stai pure simpatico, però non so come dirtelo, i fantasmi non esistono. Oh, mi stai simpatico, ma basta che non mi fai la battuta che mi fanno tutti quanti da quando sto qui dentro. Vieni avanti, pretino, e mo basta. Oh. Ma io non so che fate con questi fantasmi. Io, anzi, devo ci via. No, Don Patrizio, io vorrei chiedere una cosa a Don Patrizio, visto che sta già qua con l'aspersorio, non è che può benedire la casa, magari le cose vanno meglio, le presenze. Beh, magari fanno un'altra volta, devo ci via, c'ho un impegno. Com'è fare il prete? Cioè, a che ora si sveglia un prete? Se un prete deve celebrare, si sveglia presto, se non deve celebrare, si sveglia un po' più tardi. Tipo a che ora? Alle 6, alle 7. Un po' prestino, eh. Che interessa a te? Ma io devo ci via. Diciamo che un prete si alza alle 8. Ma poi il prete che fa? Cioè, nel senso, a che ora si... che fa? Noi preti non lavoriamo, figlio mio. Noi preti avevamo la vocazione. La vocazione, forte, la vocazione. Non lavora, ma la vocazione. No. Padre, ma voi preti sentite le voci. Sentite anche questi fantasmi. Come possiamo fare? Come possiamo risolvere? Fiolo, me ne devo andare. C'è stato un malinteso. E lei che cosa ne pensa di questo fatto delle persone che hanno il rapporto con l'aldilà? Queste persone che tipo parlano con me, che guarda, figlio mio, su sto argomento la chiesa è un po' scettica. Lo sa perché? Perché mia madre aveva una sorella, donna Vittoria, ma è morta tanto tempo fa. Buonanotte. E quella gli appariva la notte in sogno e gli diceva: vai a controllare il tubo del gas. E mia madre si alzava: oh, ha trovato il buco nel tubo del gas. Io dico: pensi se quella si girava dall'altra parte, a questo non c'era più, magari era quella che chissà che bolletta stava in casa. Brava sta mamma, perché i lavori dentro casa, dei manutenzioni, vanno fatti, ecco. Soltanto che io ho un impegno, devo ci via. Ma devo andare. Andiamo insieme. Andate. Io vi ringrazio tanto dell'ospitalità. Oh, vi aspetto domenica alle 10:30 a messa. Sì, un po' di pace finalmente, mamma mia. Un po' di pace. Cioè, state forte sto prete, eh. Spacca. Dove mi metto? Roberto, vada fuori! Se ne va. Che c'è, Francesco? Dimmi.